Pubblico e privato insieme contro bullismo e cyberbullismo, due fenomeni sempre più dilaganti nel mondo dei giovani, soprattutto grazie adesso all'utilizzo anche delle nuove tecnologie. E si mettono insieme pubblico e privato, Confcommercio Ascom, la Questura di Bologna, il mondo della scuola e l'università per questo nuovo istituto della mediazione, quindi un istituto che prevenga certi fenomeni nel mondo della scuola. L'intesa viene firmata a Palazzo Segni Masetti, sede di Confcommercio Ascom Bologna, e prevede come primo progetto quello di creare figure di mediatori proprio fra i ragazzi più giovani delle scuole, 14-15 anni, parliamo della prima e della seconda superiore, che poi arrivino in classe e portino proprio il loro esempio ai compagni. Si andrà anche nelle scuole primarie, ma facciamoci spiegare come funziona. Appena ci hanno proposto questo progetto, l'associazione subito si è attivata per organizzare cose, insomma, ai fini di questo fenomeno. Ecco perché noi siamo qua oggi a firmare l'accordo tra pubblico e privato e dando comunque un supporto come associazione, anche da parte dei privati, a questo fenomeno sempre più dilagante nelle scuole e anche nei contesti dei ragazzi. È una cosa che a noi interessa decisamente molto. Questo accordo di mediazione serve anche perché nel nostro mondo abbiamo sempre delle piccole diatribe, sono piccolissime. Sappiamo benissimo che in Italia il problema di questi problemi vengono quasi risolti dall'autorità giudiziaria, che sono talmente intasati che non si riesce a fare niente. Quindi un aiuto diciamo, per queste controversie stragiudiziali sarebbe molto importante in qualunque campo. Questo progetto, questo accordo è molto importante anche perché dovrebbe riuscire a formare dei ragazzi importanti che come a livello di mediatori dovrebbero essere realmente un grande aiuto a tutta la civiltà, a tutta, diciamo, la comunità, perché realmente ne abbiamo tanto bisogno. Nasce un protocollo, una intesa tra enti pubblici e privati di diversissime derivazioni, anche questo è un particolare interessante, per potenziare la mediazione, che oggi, diciamo, ha una sua notorietà nella soluzione delle liti civili e commerciali, quindi come alternativa alla giustizia, per potenziarla e renderla uno stile di vita, per una vita migliore di tutti.